Sindaco, una giornata per certi versi indimenticabile. Sì, bellissima, perché è stato bello vedere i bambini che si divertivano, questi bambini che, e le famiglie che passano, diciamo, dei momenti anche brutti. Regalargli questa bellissima giornata è stata veramente vedere la loro felicità di una giornata speciale soltanto per loro. Anche Albano, oltre al Vescovo, ha dimostrato davvero una sensibilità particolare. Sì, enorme. Ha usato una frase molto bella, no? E cioè che le parole del Vescovo, di un Vescovo in generale, sono strade asfaltate verso l'alto. Davvero una bella espressione. Albano conoscevamo già, che aveva una grande sensibilità, e oggi l'ha dimostrato, ma ne eravamo sicuri. Cioè, la sua presenza è venuta qui, questo suo regalo è stata una cosa bellissima per i bambini, per le famiglie, per tutti. Ecco, per chiudere, Sindaco, le Terme di Latronico, gli spazi delle Terme di Latronico, abbiamo visto proprio fino a qualche istante fa una rappresentazione teatrale in un bosco, no? in un'area verde, appunto, all'interno delle terme. Quindi le terme sono anche momento di cultura, oltre che momento curativo. Noi stiamo puntando molto sul Parco delle Terme. Abbiamo puntato già l'anno scorso con grandi concerti come quello di Einaudi, quest'anno verrà il concerto di Piovani, con la Piovani dell'Oscar, che farà un concerto il 28 agosto, e abbiamo fatto i concerti in Licio Caposella perché abbiamo voluto anche investire sulla musica leggera. Ma oltre alla musica e agli eventi, stiamo puntando molto anche sull'arte contemporanea. Questo parco diventerà uno dei parchi, l'unici in Italia forse a cielo aperto, di arte contemporanea. Abbiamo già l'opera di Anish Kapoor, si è unita l'opera di Pistoletto, di Cancio Pistoletto, quest'anno il Terzo Paradiso, e verrà prossimamente a settembre anche Adrian Paci, l'artista albanese famosissimo. E quindi penso che questo sia veramente un luogo di cultura, di relax, perché la cultura anche fa parte, è un tassello della città del benessere. Allora, siamo con Carmen Gargaglione, che è l'organizzatrice o comunque tra le protagoniste di una iniziativa davvero importante. Con il sindaco abbiamo detto forse una giornata da scrivere a caratteri dorati, no? Nell'albo d'oro di Latronico, ma mi permetto di dire un po' di tutto il territorio. Allora, io sono la coordinatrice della cooperativa Auxilium, cooperativa che gestisce da anni servizi di assistenza domiciliare sul territorio, e i nostri operatori ogni giorno si recano a casa delle famiglie supportandoli nella loro quotidianità in modo professionale e umano soprattutto. Quindi loro diventano un po' il riferimento delle famiglie, e questa giornata è stata pensata proprio per staccare dalla quotidianità. Una giornata in cui tutti insieme abbiamo condiviso delle ore in allegria, in armonia, questo anche grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, a tutte le organizzazioni, le associazioni che ci hanno supportato, e questo evidenzia quanto sia importante il lavoro di rete sul territorio, perché solo se facciamo rete, solo se collaboriamo, i servizi possono crescere e migliorarsi. Ecco, dottoressa, ci indichi il perimetro di questo territorio, di questa area, che in qualche misura viene, sì, in ottima, allora, misura viene da voi curata. Certo. Certo, allora, oggi erano presenti le famiglie del Lago Negrese, quindi del territorio dei 12 comuni del Lago Negrese, sia per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, dove abbiamo gli educatori che vanno a supportare le famiglie, e avevamo anche delle famiglie sempre del Lago Negrese, dei comuni del Lago Negrese di questa area, delle cure palliative pediatriche, che anche hanno avuto il piacere di unirsi a noi. Ecco, ciliegina sulla torta, sì, è stata sicuramente la presenza di Albano. Tra l'altro, ha avuto un'espressione molto bella ad un certo punto, quando ha parlato parlando del vescovo e di quello che stava dicendo, sì, ha evidenziato che le parole di un vescovo, dei vescovi in generale, sono delle strade asfaltate verso l'alto. Davvero è riuscito a generare una sintesi davvero perfetta per questa giornata. Sì, è così, infatti. Il momento in cui abbiamo avuto Albano e il Vescovo, io ho riguardato le immagini già un po' e dicono tutto.
tutti o tutto, il volto delle famiglie, dei bambini, anche il nostro. C'era un'emozione, un senso di profondità che forse veramente abbiamo, ecco, questo era quello che noi volevamo, proprio entrare nel cuore di tutti e condividere insieme questa emozione, perché è stato veramente bello. Dottoressa, cosa succederà domani mattina, nel senso che spenti i riflettori, perché oggi comunque sono stati accesi i riflettori ed è importante, ma da domani mattina si ritorna alla quotidianità e quindi probabilmente anche alle tante difficoltà. Sì, le famiglie, come ho già detto prima, questa era una parentesi, abbiamo condiviso questa giornata, ma il nostro lavoro continua, i nostri operatori comunque sono un supporto per le famiglie e, come le ho già detto prima, quando entrano a domicilio lo fanno con professionalità ma anche con umanità, quindi noi ci mettiamo il cuore in tutto quello che facciamo, siamo come una grande famiglia e l'abbiamo dimostrato oggi, perché penso che si sia visto quanta sintonia c'era tra le parti. Ecco, davvero un'ultimissima domanda, se mi posso permettere di chiedere, c'è una, magari non la declini, non la dica, però mi piacerebbe sapere se c'è una storia che in questi suoi anni di esperienza le ha spezzato il cuore. Ce ne sono state tante, ce ne sono tante purtroppo, e nel nostro piccolo cerchiamo di dare il meglio e il massimo ogni giorno, perché l'azienda, la cooperativa Auxilium, è rappresentata da tutti noi e quindi gli educatori sono lì, gli operatori, gli infermieri, tutti quelli che lavorano con la cooperativa ogni giorno hanno una missione, quella di supportare le famiglie, di fare il massimo in ogni situazione, ed è quello che noi facciamo, perché negli anni, come ha detto lei, tante situazioni abbiamo vissuto e è impossibile restare indifferenti e non dobbiamo restare indifferenti, quindi tutto quello che si può fare noi dobbiamo farlo. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, anche una piccola goccia è importante, quindi il nostro lavoro è questo e noi siamo fieri e vogliamo continuare a farlo sempre meglio, e queste giornate sono proprio un momento di condivisione importante per capire anche dove si può arrivare. Potrebbe essere quasi un consiglio comunale quello che stiamo filmando in questo momento, perché troviamo davanti a noi tutte protagoniste al femminile della nuova legislatura consigliare di Latronico. Ecco, vorrei fare una domanda per tutte voi, partendo proprio dalla iniziativa che si è svolta stamattina, un'iniziativa importante, abbiamo detto con il sindaco da scrivere a carattere dorato quasi nell'albo ideale della città di Latronico. È un po' così. Sì, diciamo oggi è stata una giornata molto importante per il nostro comune, una giornata per le famiglie dei bambini speciali voluta dalla cooperativa Auxilium e appoggiata fortemente dal nostro comune. E queste famiglie sono famiglie di eroi che affrontano le difficoltà quotidiane, le difficoltà che i loro bambini vivono, e come amministrazione saremo sempre al fianco, oltre a questi eventi, creando concretamente delle possibilità di aiuto alle famiglie. Ecco perché oggi siamo qui insieme, e ci tengo però a ringraziare in particolar modo Giulia, che ha collaborato con la cooperativa per questo evento, organizzando anche dei piccoli spezzoni teatrali, dando la possibilità ai bambini di Latronico di poter ballare. E insieme, secondo me, possiamo fare grandi cose. Maria anche da subito ha appoggiato e appoggia da sempre il sociale, perché è quel valore aggiunto che dobbiamo mettere al primo posto, è quello che stiamo cercando di fare come amministrazione, e questo è il primo di una serie di tasselli. Le sensazioni di questa mattina? Allora, sicuramente l'evento ci stava molto a cuore ed è, secondo me, è stato bello anche che in un evento del genere i bambini siano stati coinvolti in un'iniziativa che riguardasse anche l'ambiente. Noi siamo a Latronico, città del benessere, e
oggi più che mai l'ambiente al centro anche del benessere, inteso come benessere fisico ma anche mentale, e il vedere che la rappresentazione teatrale del TEA, teatro e ambiente, abbia toccato temi quali l'inquinamento e il disboscamento, parlando ai più piccoli, cioè alle generazioni che noi stiamo formando, secondo me è anche un messaggio che aggiunge qualcosa in più a una giornata che già di per sé ci ha lasciato inevitabilmente un arricchimento personale. Ecco, continuiamo sul filo delle emozioni per la Presidente. Assolutamente, io devo dire che già in campagna elettorale mi sono fatta un po' carico, anche su richiesta dei genitori dei bambini speciali che abbiamo elettronico, di dare un segno con questa amministrazione, se fossimo stati eletti, così come poi è stato, cercando di fare qualcosa per questi ragazzi che purtroppo trascorrono poi tante ore da soli a casa e non hanno quel supporto che invece abbiamo dato nelle diverse amministrazioni, è stato dato ai bambini normali, tipo per esempio un centro ludico. Quindi già da subito io ho fatto mio questo, diciamo, bisogno delle famiglie, perché io mi sento molto vicina, e come diceva Maria Filomena, per me questi genitori sono speciali i loro figli, ma sono molto speciali anche loro, e quindi hanno bisogno dell'attenzione della pubblica amministrazione, e questo è effettivamente uno dei primi passi che l'amministrazione vuole dare come impronta, proprio per dimostrare la nostra vicinanza e quindi dare il nostro piccolo contributo per poter migliorare anche la vita dei genitori e dei bambini, che sono speciali, ma veramente speciali, che possono arricchire tutti noi, assolutamente tutti noi. Ecco, proprio su questo, domani mattina, idealmente ma anche concretamente, si spegneranno i riflettori, per così dire, diciamo, ci sarà sempre attenzione, però ovviamente non potrà mai esserci mai l'attenzione di quest'oggi, ecco. Avete un'idea, avete un qualcosa che vi piacerebbe si potesse creare all'Atronico sul territorio? Perché tra l'altro, diciamo, oggi l'Atronico è stata un po' la capitale, insomma, ecco, sì, di questa peculiarità, di questa particolarità, ma vi era il sindaco di Viggianello e anche altre rappresentanze istituzionali dell'area. Chi vuole rispondere? Come dicevo prima, in realtà sicuramente cercheremo di mettere a punto un centro ludico per i bambini speciali, perché anche loro hanno bisogno di trovare uno spazio, seguiti da persone competenti ovviamente, e durante il quale, una volta usciti da scuola, possano trascorrere delle ore, insomma, anche in giocando, in allegria, socializzando fra di loro. E questo anche per aiutare un po' le famiglie che hanno questo fardello e che molto spesso sono lasciate sole. Quindi sicuramente questa è proprio un'iniziativa concreta che ci siamo un po' prefissati. E poi ovviamente in questi anni daremo molto risalto e cercheremo di fare quello che ci è possibile, insomma, quanto ci è possibile fare in più rispetto all'attenzione proprio su queste famiglie e sui loro figli. Mutuando lo slogan l'Atronico città del benessere, perché benessere significa anche questo, vero? Sì, benessere deve essere a tutti i livelli e deve cominciare dalla qualità di vita, quindi maggiore attenzione sulle fasce più deboli e fragili della popolazione latronichese. Ecco, c'è stata una frase che stamattina lanciata, un concetto lanciato da Albano, che ha molto colpito, tra l'altro, voglio dire, davvero è un po' la sintesi di questa bellissima iniziativa. Lui diceva che le parole del Vescovo, ma io credo si riferisse un po' ai Vescovi in generale, sono delle strade asfaltate che portano verso l'alto. Davvero una bella espressione che ha sintetizzato anche quanto vissuto questa mattina. Sì, assolutamente sì, ma poi una cosa su cui io voglio porre il centro, come hai detto anche tu, c'era il sindaco di Viggianello, c'era la dottoressa Cervino dell'ambito, queste progettazioni possono andare insieme perché lavoriamo insieme come comuni, perché abbiamo messo al centro i soggetti fragili delle nostre realtà e stiamo ascoltando le richieste, stiamo progettando insieme. E anche la presenza del Vescovo vuol dire questo, anche la Chiesa è a fianco di tutte le persone che sono in difficoltà, che hanno bisogno, e credo che sia un messaggio che debba passare, il fatto che insieme stiamo lavorando per il nostro territorio.
Ecco, davvero tante altre sarebbero le domande da fare, siamo in coda ad una ottima manifestazione. In conclusione, nei vostri cuori, nelle vostre sensibilità, vi è una storia che portate dentro, che riguarda un po' in maniera diretta o indiretta questo mondo così particolare, così speciale? Sì, sa, la cosa che ho pensato oggi vedendo queste famiglie e tutta la forza che ci mettono mi ha fatto ricordare quello che un po' tu hai detto, quando la luce si spegne e si rimane da soli con i problemi e tante famiglie poi restano sole, e quindi dobbiamo cercare di fare in modo che l'attenzione non venga mai, non si fermi mai su queste tematiche e che si lavori concretamente. Non c'è una storia in particolare, ce ne sono tante che ti colpiscono, che ti feriscono, perché a volte mancano gli strumenti e come amministrazione noi dobbiamo creare questi strumenti. Ecco, in conclusione, nei volti di queste madri, di questi papà, di questi fratelli, di queste sorelle, cosa lei ha visto stamattina e in generale cosa vede quando incontra queste persone? Io non vedo la sofferenza, che dovrebbe essere magari il primo sentimento che uno potrebbe scorgere. Per esempio stamattina io vedevo tanta serenità e anche felicità nell'essere partecipi di una giornata del genere, con secondo me la consapevolezza che non è una giornata, come dicevamo prima, su cui poi si spegneranno i riflettori, perché mi sono ricordata di una bambina poco fa che si è girata dalla mamma e ha detto domani torniamo. Ecco, secondo me la bambina ha visto lungo su questa storia, cioè i bambini che di solito ci insegnano sempre tanto, alla fine non ha percepito che fosse una giornata costruita, una tantum solo così, un giorno in un anno che è composto da 365 giorni. Invece la bambina ci ha dato fiducia, ha detto torniamo domani, quindi dobbiamo continuare, far tesoro di quello che abbiamo fatto oggi e continuare su questa strada. Io quello che invece noto, Mario, volevo aggiungere, non solo la serenità, anche la gioia dei genitori nel vedere magari i loro ragazzi, ecco, accendere dell'attenzione, ma noto la forza, cioè quello che mi veramente guardo sempre, noto sempre e dico a me stessa, questi genitori che hanno una forza di portare avanti una vita sicuramente molto più sacrificata della nostra. Quante volte dico, io mi arrabbio perché i ragazzi magari non mi ascoltano o non mi aiutano, e penso a questi poveri genitori che insomma non godono di tanti momenti belli come godiamo noi con i nostri figli, che grazie a Dio sono, stanno bene in salute, hanno veramente una forza invidiabile e loro meritano di essere aiutati. Possiamo applaudire anche alla loro dignità. Dignità assoluta, ecco, c'è cioè il nostro uno dei nostri ragazzi, che è un ragazzo poi affettuoso, è figlio di una coppia che ha tutti e due ragazzi con problematiche. E, guarda, io mi commuovo se penso a questa coppia, perché dobbiamo aiutarli. Ecco perché il centro ludico, è stata proprio questa famiglia che mi ha chiesto questa cosa. E io gliel'ho promessa, ma perché penso che sia utile per loro e per tutti gli altri. È veramente importante, non possiamo dimenticare chi ha bisogno. Grazie. Con amico mio.
provando. Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per essere venuti. Dov'è Carmen? Grazie a Carmen e a tutti i suoi colleghi per aver voluto questa giornata dedicata a tutti i bambini con i quali lavoriamo. Oggi abbiamo una presenza speciale, oltre al nostro vescovo c'è il maestro Albano. Albano, era con noi a Senise, dove ieri ha fatto uno straordinario concerto, e quando gli ho detto che oggi c'era questa giornata ha detto andiamo a trovare i ragazzi. Grazie maestro per questa tua generosità. Grazie di cuore. Allora, grazie al sindaco di Latronico, Fausto De Maria, perché è sempre disponibile per ogni iniziativa a favore dei bambini, degli anziani, eccetera. Quindi, grazie davvero e a te passo la parola. Grazie di cuore a voi di questa bellissima giornata che abbiamo regalato ai bambini, e veramente sono grato. C'è la seconda volta che Albano è qui a Latronico, ormai lo consideriamo nostro cittadino, quindi grazie di cuore per la presenza del vescovo e non devo dire più niente perché... Semplicemente un caro saluto a questi ragazzi. Cari ragazzi, voi siete importanti per noi. Noi siamo qui per voi oggi, insieme alle vostre famiglie, insieme alle persone che vi fanno compagnia, insieme al maestro Albano, ci siamo tutti qua di noi e ci siamo per voi, perché voi siete importanti, vi vogliamo veramente bene. Anche voi siete protagonisti, sempre protagonisti della vita della nostra comunità. Ecco perché vi dovete sentire importanti e al centro di ogni attenzione. Alla fine poi... Allora, sta parlando il vescovo. Un po' di silenzio penso che sia un obbligo. Grazie. Quando dalla bocca del vescovo escono delle parole, non sono solo parole, ma una strada asfaltata verso l'alto. Bene, una strada asfaltata verso l'alto. Importante qui, ma importante perché abbiamo lo sguardo rivolto verso l'alto. Cioè sappiamo che la vita è sempre un dono. La vita è sempre un dono bello, è sempre un dono da accogliere, da amare e da comunicare, da trasmettere anche agli altri. Noi abbiamo una persona da cui possiamo imparare sempre ad amare ed è la Madonna. La Madonna, una donna eccezionale, la mamma di Gesù, ha saputo donare il figlio Gesù a tutti noi e l'ha donato a noi per la nostra gioia, per la nostra felicità. Ecco perché poi, a conclusione, Carmen vi donerà a nome mio, a nome del maestro, a nome di Angelo, di Auxilium, una coroncina con l'immagine della Madonna di Anglona, regina di Anglona, che è anche la patrona di tutta la nostra diocesi. Ecco, quell'immagine della Madonna, un rosario con la Madonna, vuole essere proprio il segno del nostro affetto e anche che nella vita non siete mai soli, né le famiglie né i ragazzi, mai soli, sempre nella compagnia della Chiesa, e la Chiesa ha come madre Maria. Maria ci custodisce, ci ama e ci protegge. Questo è l'augurio che faccio a tutti quanti loro. Grazie. Prima di passare la parola al maestro, c'è il sindaco di Vigianello, il sindaco Rizzo, che è il capofila dei comuni. Quindi una presa. Grazie mille, io saluto al maestro Albano, che rappresenta per l'Italia probabilmente un simbolo dei valori, il simbolo dell'Italia e anche della famiglia, secondo me, perché
che rappresenta appunto quell'immagine forte di chi dal sud è riuscito a fare grande carriera con passione e soprattutto con la passione per la musica. Quindi è un piacere per me essere qui oggi, ringrazio Fausto, ringrazio Angelo e un saluto particolare al nostro vescovo che rappresenta, come bene è stato detto, sempre la strada maestra da seguire. Nelle sue parole c'è sempre qualche insegnamento per tutti noi, anche per noi più giovani soprattutto. Quindi grazie a Fausto, io da Presidente della Conferenza dei Sindaci nell'ambito socio-territoriale alla festa della famiglia non potevo mancare, e soprattutto dobbiamo dirci oggi che la famiglia rappresenta l'istituzione più forte che abbiamo in un tempo fatto di tantissime perdizioni, diciamo così. La famiglia è quel valore fondante a cui noi ancora nell'area sud della Basilicata ci teniamo forte, perché siamo legati a quel valore forte e soprattutto ai nostri ragazzi. Noi come ambito lavoriamo, ci abbiamo anche una coordinatrice, lavoriamo per mettere in campo una serie di politiche di assistenza ma soprattutto di inclusione, un termine importante perché significa che chi è magari leggermente indietro deve essere incluso per arrivare ancora più avanti. E credo che con questo parterre, con chi lavora nel terzo settore, con i sindaci, con gli artisti nazionali e soprattutto con la Chiesa, il percorso sia quello corretto. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Allora, prima del momento che tutti aspettate, io vi chiederei un applauso per Carmen e per tutti gli educatori del centro della stessa domiciliare, sociali dei comuni del Lago Negrese e poi dell'ADI e dell'Hospice di Lago Negro. E ora maestro, grazie. Benvenuti, come va? La risposta l'ha detta tutta, è vero. Io sono più bravo a cantare che a parlare, perché quando parlo ho il cervello che va più avanti delle parole che sto per dire e quindi non vado mai a tempo con la realtà che mi circonda. Però mi piace molto ascoltare, osservare, mi piace molto vedere dove il bene, la pianta del bene è sempre più che mai viva, attiva, e gente come Angelo, Carmen, il Vescovo, sicuramente i sindaci fanno qualche cosa di bello affinché l'umanità rimanga tale, umanità, e che non si perda mai la matrice di questo sostantivo, e voi sarete sempre comunque i protagonisti nel bene e nel male, e il bene dovrà sempre comunque sconfiggere il male. Siamo qui per questo. Che altro dovrei dire? Come va? E siccome la risposta è perfetta, non ho nient'altro da aggiungere. Certo, tutti quanti da voi. Sicuramente vi aspettate qualche cosa di canoro da parte mia, ma ho visto che mi hanno anticipato con... come si chiamava quella canzone di prima? È scappato. Come si chiamava quella canzone di prima? Felicità. Ah, Felicità si chiamava. Non l'avevo capito. Non l'avevo capito. Lo cantiamo insieme? Metti la base, maestro. Ma c'è la base o... Ah, se suoni dire stiamo a posto. Felicità. Tamburi è impossibile prendere la tonalità, sulle basi, allora è più facile, lo sapevi, no? Onta tua, no, possiamo farlo anche a cappella, e siccome c'è un vescovo... Felicità, tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità.
respirato veramente un'atmosfera di felicità. E la musica è una medicina indispensabile per il nostro percorso umano, soprattutto con la musica giusta, quella giusta che è bella. Vi ringrazio per tutto, continuate per la strada giusta e non ve ne pentirete mai. Grazie. Diciamo noi grazie al maestro. Diciamo noi. Diciamo noi grazie al maestro. Non è. No, fermo. Raffaella, stanno a sentire. Ha cantato benissimo. Conosco anche i nomi di questi fedeli. È una parola, ma è vero, è vero. Diciamo veramente grazie al maestro. Non è scontato quello che stiamo vivendo in questi 2 o 3 giorni. E il maestro, per una grande amicizia con Angelo, questa volta lo posso dire, ma siamo nella piazza di Senza, quindi lo posso dire, per una grandissima amicizia con Angelo, è venuto a cantare a Senise. Però non si è fermato alla serata come fanno i cantanti vari. No, è venuto la sera prima per partecipare con noi a un pezzo di processione e alla Santa Messa in piazza. E poi la sera stando insieme a tanti di noi. E quando Angelo ha detto di questo evento, immediatamente ha detto sì. Guardate bene che lui fra poco deve essere già in Puglia, quindi deve scappare, deve correre. Però ha saputo dire sì a questo evento delle famiglie. Ci dobbiamo credere per diventare grandi, per essere significativi nella vita, come lo è Albano. Prima con Antonio, con il sindaco di Vicenza, dicevamo che questi personaggi, queste persone non tramontano mai, sono sempre attuali. Perché? Perché sono testimoni di alcuni valori che non tramontano mai. Le persone passano i valori. Grazie. Veramente, veramente grazie maestro. Sì, è stato anche sul Pollino l'anno scorso, ho fatto una fuitina sul Pollino ed è stato bellissimo. Veramente grazie di cuore, ti accompagniamo con la preghiera, con l'affetto. Mi ha promesso che appena escono i funghi porcini, quello buono viene di nuovo per il Pollino. Auguri a tutti voi, ragazzi, ci siamo per voi. Voi siete i protagonisti, ricordatelo, voi con le vostre famiglie i protagonisti. Buona giornata a tutti. Grazie maestro.
lei? Dov'è Donatella? Yeah.
Allora stiamo adesso dei bambini poco più cresciuti, va bene così? Sì. Ok, a voi. Alza il volume nella testa, e qui dentro la manifesta, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, e qui dentro la manifesta, baby. Stare con te fa...
Allora, ve li presento. Cominciamo da te. Un applauso. Claudia. Un applauso. Un applauso forte dalla scuola di elettronico di Cristian Cosenza. Un applauso. Potete uscire adesso. Bene, adesso c'è un'altra sorpresa. In Spagna, potete parlare
parlare, parlare pure quando non state zitti, perché se state zitti quando non parlate vuol dire che non parlate. Vado in... Wow, dobbiamo giocare, è una giornata per giocare e divertirsi. Quando arrivo in questo bel paese che è la Spagna, siccome c'è molto caldo e Carletto ha la testa di fuori, si costruisce un... L'aereo, si mette una... l'aereo in testa, la barca, si mette il... Ma mentre che passeggia in questo bel paese che è la Spagna, incontra una ragazza e si innamora. Sapete come si chiama questa ragazza? Si chiama Lolita Pepita Dorita Morita Corita Chiquita. È spagnola. Lolita Pepita Dorita Morita Corita Chiquita. La prende per mano, la porta direttamente in una chiesa col nostro eccellenza lì, Ruffo, giusto? Pronto? Ruffo si chiama il nostro... Rufino. Bene, si mette il cappello per poterlo direttamente sposare, ma non riesce a... il prete non riesce a pronunciare tu Lolita Pepita Dorita Morita Corita Chiquita, vuoi prendere come sposa Carletto? Sì, ma dopo la cerimonia si costruisce un bel cestino per raccogliere le... brava, le offerte, i piccioli, i soldi, i baiocchi. Ma dopo una settimana che hanno sposato Lolita Pepita Dorita Morita Corita Chiquita, incominciò a diventare cattiva, incominciò a fare Carletto di qua, Carletto di là, questo non si dice, questo non si fa. Carletto si arrabbiando via e si arrollò nell'esercito italiano. Nell'esercito italiano. Scusate, un attimo di raccoglimento. Ma il sergente maggiore era peggio della moglie. Destra, sinistra, destra, avanti, mazzo, dentro, fuori. Lui si arrabbiò anche da lì. Dice, anche questo è così alterato. Andò via e si arruolò nella marina militare. Questa è la sua barchetta. Vum, vum, vum. Ma in una notte tempestosa, un colpo di vento strappa via la vela. Un'onda così maldestra batte sulla prua, si ruppe anche dall'altro sciango, si ruppe anche la poppa, si ruppe anche quella, tutti naufragarono, rimane a galla solo la magliettina di Carletto. Lo so che non è vero. Ma mentre che galleggiava la magliettina di Carletto sull'acqua, c'era un passante che la vide e disse, oh, Carletto sta per annegare, cosa facciamo? Lo salviamo? Chiamiamo la Croce Rossa, il pronto soccorso, lo chiamiamo? Sì o sì? Arriva la Croce Rossa italiana, lo prendono, lo salvano, lo portano in riva al mare dove c'era Lolita Pepita, Dorita Morita, Corita Cicchita, che gli dice, caro Carletto, scusami se ieri ti ho rimproverato, ti ho sgridato, ti ho maltrattato, ma oggi ti voglio bene più di prima, così vissero felici e contenti. Bene, abbiamo rotto il ghiaccio. Adesso vi insegno una magia magica con un foulard normale, non è paranormale, è normale. Qui ci sono delle bestie, delle che cosa c'è qui? Cosa vedete? Leti, chi l'ha detto? Brava, come ti chiami? Rosemary, un applauso a Rosemary, perché lei ci vede con gli occhi. Come vedete abbiamo direttamente 5 tigri, ma se io vi dicessi tre tigri contro tre tigri, riuscite a pronunciarlo? O se non si vengono, se la serenerà? No, precipitevolmente, niente. Allora prendiamo, vedete che c'hanno i baffi, io lo prendo. Adesso cercherò di prendere il cappellino, il baffo. Prendo un baffo, lo arrotolo e ti... Grazie della tua spontanea. Ho detto che ve lo insegnavo e ve lo insegno. Voi prendete sia un tovagliolo di carta, quelli morbidi, oppure un foulard, un fazzolettino,
io quando faccio questo lavoro lo faccio per irrigidire la parte superiore, così quando tiro con il dito, pollice, vedete che davanti non si vede nulla, però il pollice è nascosto. L'avete imparato? Grazie! Bene, 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 bene. Adesso volevo giocare con voi. Io qui ho delle palline magiche. Ricordatevi che il mago, anche se una cosa non c'è, ma dobbiamo sognarla oppure immaginarla. Qui ci sono delle palline magiche in questo sacchettino, come vedete sono qui dentro. Li vedete? Bravo. Adesso io butterò a voi, butterò una che la prendo da qui dentro, verde, verde, vediamo, a quella biondina là, la prendiamo lei, tac, prendi le mani, brava, falla vedere al pubblico, lei ha la pallina verde, un applauso. Adesso prende la pallina gialla, anche se sta già qua, vabbè, gialla, a quel bambino che alza le mani, come ti chiami? Gennaro? Giancarlo? Adesso? Giancarlo Francesco! Adesso? Dopo come ti chiami? Prendilo! Ciao! La farina verde, falla vedere al pubblico, un applauso a Giancarlo! Bene, adesso ne prendiamo un'altra, arancione. Sapete cosa fa un albero sulla pianta quando un'arancia sta per cadere? Marrancio! Marrancio! Prendila che la diamo! La diamo direttamente a... sta dormendo? La diamo a questa bimba qui, là. Prendila. Alla vedere al pubblico. Arancione, fategli un applauso. Adesso, ognuno di voi butterà le palline qui dentro, perché magicamente dovrebbero apparire. Un applauso. Solo lei capisce l'italiano. Apparire, non ho capito. Allora, tu buttare la tua palina, che colore è? Oh, aspetta un attimo, aspetta un attimo, te lo dico io. Io ti ho fatto una domanda domandabile, sperando che tu mi rispondi una domanda domandabile, con la risposta esatta che mi devi dare, quando ti fa la domanda da fare. Ok, che colore è la tua palina? Verde, la butti qui per favore. Oh, hai sentito un po' il botto, verde, la vedete? Abbiamo l'altra pallina che ce l'ha Giancarlo. Che colore è la tua? Già là o già qua? Buttala forte, forte, buttala. Oh, avete sentito? Clic, vediamo. E guarda, gialla anche per lui, un grosso applauso. Adesso abbiamo l'arancione, quella che si arrangia, è tua. Tu come ti chiami? Gloria. Ah, come prima. Non hai cambiato. No, un applauso a Gloria. Gloria. Come? Gloria. Ah, hai già fatto? Hai detto che ti mangiare un panino? Giorgia. Ah, come il tuo nome. Ah, un applauso a Giorgia. Gli applausi sono indispensabili per i bambini. Sono l'autostima, non dimenticatelo mai. Pronta? Giorgia, butta la palina. Uno, due. Che clocco che ha fatto. Vediamo. Oh. Sono finite, ma la cosa ancora più bella, sapete qual è? Quella di... voi dite come? È un mago e non ha un coniglio? Sì che ce l'ho un coniglio. E qui nella palina rosa il coniglio, arancione il coniglio. Quella di Giorgia. Vero Giorgia? Ci siete? È un coniglio? Lo vedete? Lo possiamo fare anche apparire se volete. Siete pronti? Uno, due... mettiamo a posto. Bene, bene, adesso in questo caso Giorgina, vuoi venire qui con me? No? Dai! Vieni amore, vieni, e tu ti nascondi amore. Come ti chiami amore? Iole, un applauso a Iole. Iole, Iole, Iole.
altre 5. Venite qua vicina, Iole, come ti chiami tu? Ah, come prima, Matteo, un applauso! Puoi chiamare tu una bella fanciulla? Fanciulla, sai chi è? Una ragazza, una bambina, una donna, una femmina. Chiamala. Puoi venire tu, amore, che sei lì? Vieni, vieni qua. Come? Facciamogli un applauso, che è carino. Vieni. Vuoi venire pure tu? Allora, mettiti qui così e tu ti metti qui. Ok. Vogliamo fare un bel applauso? Vogliamo farglielo? Bene, bene, bene. Adesso facciamo il gioco dei tre fratelli con le mutande del, come ti chiami tu? Dalia? Un applauso a Dalia! Perché io adesso consegnerò i colori colorati a Dalia e lei li consegnerà a uno ciascheduno. Giusto, ho detto bene? Ciascheduno. No, sì. A uno, a due e a tre. Sono altro che con te. Bene, abbiamo direttamente il fratellino giallo. Dallo all'amico Matteo. Un applauso a Matteo! Adesso abbiamo il fratellino rosso, lo diamo alla Iole, il nome che mi piace, ogni tanto me lo scordo. Iole, adesso abbiamo il fratellino blu. All'interno cosa c'è? Non c'è giù niente, ma quello che è importante adesso è tutti quanti i tre fratellini sono venuti qua per divertirsi alla festa della famiglia. E tutti vogliono tornare insieme abbracciati. Allora in questo caso prendiamo direttamente il giallo, lo mettiamo dentro, il rosso, il blu, e un applauso ancora di più! Vai! Bene, adesso tutti quanti con le braccia al cielo diciamo la formula magica per far tornare i tre fratellini insieme abbracciati. Siete pronti? Tutti con le braccia in alto. Argentina, Argentina! La fata della mattina, vieni giù dentro il sacchetto, fai un abbraccio perfetto. Bene, soffiettino magico, piano, so, capisci l'italiano quando parlo la vogliota? Batti 5 qui dentro, soffia. Ti fa solo i sinistri, dai mangiati, ma non so fare così. Facciamogli un applauso, è emozionato. Io quando sono emozionato, soprattutto quando vado a trovare, andavo a trovare mia mamma, mi veniva questo. Adesso invece lui è emozionato, gli vengono. Soffiettino piano, piano. Applauso, facciamogli un applauso, dai. Adesso Iole è piccolino, perché cos'è piccolino? Qua è piccolino. Tu invece ti chiami sempre? Sempre Antonio, fallo bene, eh? Applauso Antonio, mamma mia, rende simpatico! Invece tu fai abracadabra, più c'è la porta, guarda qui c'è dare la porta. Se noi io e te facciamo insieme con tutti loro, sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e baccalà! Dillo, sbiro lì, sbiro là, pasta asciutta e baccalà, dillo. Dillo amore, dillo là, pasta fino, applauso, bravissima. Adesso insieme, oh, oh, oh. Ma il soffiettino magico, hai fatto il soffiettino magico? Soffiettino magico. Allora in questo caso, uno, due, tre, oh. Cerchiato è diventato una piccola corona, chi ce l'aveva il blu, tu stai al posto dove eri prima, devi stare da te, se no ti vedono le schiene. Una parte, lui è diventato in questo caso un reuccio, applauso, oh, insieme tutti, oh. Anche il rosso è diventata lei, tu sei rossa, vero? È diventata una regina, applauso, va bene, va bene. Un bel reuccio, vogliamo fargli un applauso? Grande, grande. Questo è rimasto sempre di color nero, ma la cosa ancora più bella, più importante, sapete qual è? Che
che visto che i bambini sono stati così bravi, sì, hanno trovato se stessi, l'io, personalità, però in questo caso sono sicuro che adesso si abbracceranno mano per mano. Vuoi metterlo qui dentro? Grazie, qui dentro, ok, metti anche tu qui dentro, entro stasera, vai, bene, siete pronti? Adesso tutti quanti di nuovo, ma forte, Argentina, tu sei la fata della mattina, vieni giù dentro il sacchetto, fai un abbraccio, perfetto. Mi ha incantato lei, lo so che è bellissima, però un abbraccio perfetto, un abbraccio. Bellissimo, insieme soffia bene, però non va per tutti, che simpatico, un applauso adesso, soffi bene, applauso Ando, chiaro, se non fai una lasciutta, chiaro, vieni, tu sei più forte, no? No, lo so che devi stare al tuo posto. Sei pronto? Applauso anche Antonio! Benissimo, adesso tutti con le mani in alto. I tre fratellini si sono abbracciati e sono tornati insieme. Applauso! Fatti 5, a 4, fatti 10, fatti 15, fatti 20, a 7. Ok. Ah, come state? Non si vede, ma sto a sudare, mi sto a fare le docce termiche. A calda, siamo a calda, facciamo le docce termiche. Ma con un termico così siamo veramente importanti. Adesso io faccio un gesto, voi mi dovete dire se è giusto o sbagliato, ok? È giusto o sbagliato questo gesto? Perché si fuma? Allora si prende la sigaretta, si mette qui dentro, si clicca, si fa con bar pulito e scopre, perché le sigarette sono buone da morire. Grazie. Vi faccio vedere dove è andato a finire l'altro con. Lo vedete? Bene, sto accendino che, guarda, ho messo dei dadi che sono molto adattati. Adesso lo facciamo insieme, io e voi e noi, va bene? Quello che dobbiamo fare è concentrarci e pensare una cosa bellissima. Dobbiamo pensare di fare, mettere la corda in piedi, perché se noi diciamo sbirulì, sbirulà, pasta asciutta e baccalà, la corda rimane in piedi così. Siete pronti? Bravo Matteo! E gli altri? Sì! Oh bambini, oggi siamo tutti bambini. Regalare un sorriso a un bambino ti solleva da terra, perché i bambini sono degli angeli. Perché negargli un sorriso? Un sorriso che tu non dai e un sorriso che tu non hai. Io ce l'ho e ve lo do. Grazie! Siete pronti? Dai, birulì, birulà, pasta asciutta e baccalà. Pronti? 1, 2, 3. Birulì, birulà, pasta asciutta. Lei con i capelli lunghi non l'ha detto, ho visto lei con la maglia gialla. Quello con la maglia gialla, diteglielo che lo deve dire pure lui, dai, lo dice? Benissimo, senti, pronti? 1, 2, 3. Birulì, birulà, pasta asciutta e baccalà, e la corda in piedi resta. Oh, grazie dell'applauso spontaneo, grazie, bravissimi. Ma possiamo fare di più, anche in orizzontale, va bene in orizzontale? O la facciamo in verticale? Come l'abbiamo fatta prima? E adesso è in? Perché se io dico sbirulì, sbirulà, poi c'è sotto a baccalà, la corda lì intatta resterà.
grazie dell'applauso spontaneo, grazie, grazie, siete stati bravissimi, ma la cosa ancora più bella è direttamente che io vi voglio raccontare un qualcosa di molto particolare. La cosa molto particolare è il pom pom pom, pom 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 pom. Sapete di che colore giallo è questo? Pronto? C'è qui, eh? Ho capito, è volete la mamma. Pensate che io è l'ultima volta che lo mangio. Che colore giallo è questo? Bravo, che colore è? Oh. E questo? Sono collegati con un? Perché tra loro due c'è figli. Questi sono invece due, uno di color e uno, sono collegati anche questi con un filo, ma se io direttamente prendessi quello colorato, giallo, bianco e verde e blu, che squadra si forma, eh? A Napoli. Però se io vi faccio una magia magica, dico il birro lì, il birro là, pasta sotto e pasta là, tiro giù il blu e viene su il rosso, tiro su il giallo e viene su il blu, tiro su il bianco e viene su il blu, e non ci pensate più. Secondo voi quanti fili ci sono? Quanti fili ci sono? Tre, tu? Facciamo una cosa, mettete la mano avanti quella che ha attaccato al braccio. La mano che aveva attaccata al braccio, mettetela avanti così. Bene, se io tiro giù il rosso viene su il blu, un filo. Se io tiro su il bianco viene su il rosso. Due fili. Se io tiro su il giallo viene su il blu, tre fili. Se io tiro giù il blu viene su il rosso, quattro fili. Se io tiro giù il rosso viene su il blu, cinque fili. Se io tiro il bianco viene su il rosso, cinque fili. Quanti fili ci sono dentro? Quanti? Facciamo una cosa, visto che siete bravi, io lo apro. Se ci sono i fili vi ho fatto un trucco, se non ci sono i fili mi fate un applauso. Bravissimi, siete veramente bravissimi. Vi ricordo che dopo domani sabato sono al Palazzo Marangoni, alla Udia, a fare uno spettacolo per adulti, magia da salotto, dalle 7 alle 8, tutta magia per voi, è gratuita, eh? Entrata gratuita. Bene, bene, adesso direttamente siamo arrivati a un qualcosa di speciale. Siamo arrivati a... Chi conosce Mr. Bean? Mr. Bean che cosa aveva per giocare? Un che si chiama Teddy. Io ho il fratellino piccolo Tedino, adesso ve lo faccio vedere, dove? Adesso ve lo faccio vedere. Uno, due, tre, ta-da! Tedino, lo vedete? Oh, è sparito. Ah, eccolo qua, non c'è. Sì, sì che c'è, guardate dov'è, eccolo qui. Abbiamo Tedino, lo vedete? Sì! Bravo, meno male che fantastici. Bisogna sognare. Poi ci abbiamo la mamma. La mamma orsa. Poi abbiamo il babbo. Babbo, 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 il babbo, 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 babbo. Tutte quante, tutte e tre insieme formano una. Oggi è la giornata della... E questi formano una famiglia, ma alla notte quando vanno a letto fanno un sogno stranissimo. Il piccolo sogna di essere grande quando papà, la mamma sogna di essere grande quando il piccolo, e il papà sogna di essere grande come tutti quanti. Insomma, uno, due, tre, tutte e tre altri uguali, il papà, la mamma e il piccolo, tutte e tre altri uguali. Ma sapete cosa succede la mattina? I sogni svaniscono. La mamma torna alta come la prima, il papi lungo, grande come la prima, il piccolo Teddy come la prima. Grazie dell'applauso, grazie. Però direttamente sapete cosa mangiano gli orsi? Ma Teddy l'avete visto che è scappato? E dentro no? Eccolo qui, vedete come si aggrappa, va su e giù.
su, va su e giù, noi lo mettiamo dentro, siccome il miele fa bene e dovete mangiare le patatine, l'insalata, la verdura, la frutta, perché vi fa bene come lui, guardate, mangia. Voilà. È rimasto dentro perché ha mangiato il miele, perché lui è un orso, ma voi dovete mangiare la frutta, la verdura e la tappa. Bene, noi lo prendiamo adesso, lo rimettiamo dove non c'è prima, non c'era, dentro la scatola, vedete che c'è un buco bucato? Lo mettiamo dentro, ciao. Voilà. Adesso lui dovrebbe apparire. Se lui appare, al mio tre gli facciamo un bel applauso che deve niente. Ok? Uno, due, tre. Un applauso di incoraggiamento insieme. Uno, due, tre. Ecco il Tedino, il settino, nipotino di Tedone, che è piccolino, piccolino. Vogliamo fare un bel applauso. Bravi, bravi, lo mettiamo dentro a dormire, questo lo mettiamo veramente via, ma la cosa ancora più bella, più importante che volevo in conclusione concludere con il libro della vita. Questo è proprio ideale per oggi. Ascoltatela, imparatela e magari poi la ripetete a scuola. Tu fosti bambino un giorno lontano, ti viene poi fatto un regalo assai strano. Perché dico strano? Perché veramente un libro su cui non c'è scritto un bel niente. Ma gli occhi incantati dei bimbi si sa, i sogni divengono stupenda realtà. Il libro si popola, tante figure, i tuoi primi amici, le tue prime avventure. Poi passano gli anni, i primissimi amori, ricordi quei giorni? Sognavi a colori. Passarono altri anni, ad un tratto cresciuto, tu fosti un adulto più saggio veduto, ma capita a volte che la fantasia dà altro distratta per rendersi per via. Così se ti trovi ancora tra le mani il libro dei tempi purtroppo lontani, dovrai constatare, ahimè, tristemente, che non ti si riesce a scorgervi niente. E allora che fai? Ma ti chiedi soltanto se valsa la pena di comprare tanto. E se un altro dono ti desse il destino, che bello tornare per un giorno bambino. Grazie, buon proseguimento e auguri alla famiglia. La cosa più importante, il resto è opzionale. La cosa più importante è la famiglia. A presto! Un applauso al nostro mago. Beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit on
Ringraziamo la scuola di ballo di Latronico di Cristian Cosenza. E allora, signori, adesso ci spostiamo sulla nostra sinistra, sulla mia sinistra, che c'è uno spettacolino teatrale. Grazie. Spostano i mobili nel cuore della notte, no? E non sbattono i tappeti sul bucato steso al piano di sotto, ma parlano. E come se parlano? Basta sapere, ascoltare.
Tu dovresti vergognarti.
se non ricordo male, fosti proprio tu a raccontarci di come Vittorio ti salvò la vita. Non fosse stato per lui, adesso giaceresti in mezzo a un cumulo di detriti, trascinati giù dal fango. Un pezzo di legno marcio, questo saresti. E di Chicca? Di Chicca non resterebbe più ormai neanche una foglia. Un pezzo di legno, dici, no? E chi ti dice che proprio Vittorio non abbia bisogno di un po' di legname adesso? Del resto sono settimane che lo vediamo lavorare alla casa laggiù. E Olga, Olga, lo aiuta. Olga? E Vittorio. Vittorio e Olga. Sono stati loro a creare il giardino. Olga e Vittorio abitano in una vecchia casa, poco più giù, una vecchia casa con il tetto rosso e la porta dipinta di verde. Olga e Vittorio non parlano molto, ma spesso si parla e spesso guardano verso il giardino e ascoltano anche. Verso la valle, che sconfitta!
a Laura. La mia famiglia mi abbandonò per colpa dell'ennesimo trasloco. Ah, ingrata di cuore, lasciarmi è così, è solo ed assettato, rinzecchito e leggero. Fui facile preda del primo colpo di vento che mi fece precipitare giù dal davanzale. Atterrai sul selciato, Vittorio, per poco non mi calpestavo. Poi mi raccolse e mi portò da Olga. La prima volta che vidi Olga fu dopo l'incendio. Nel cortile della vecchia cascina c'eravamo Tina, io ed altri amici. Quando il cielo divenne nero di fumo, noi non capimmo, ma poi vedemmo lingue di fuoco e l'aria divenne irrespirabile e il caldo insopportabile. Quando tutto fu finito, la cascina che ci aveva protetto era crollata quasi per metà e noi eravamo coperti di cenere. Qualche giorno dopo passò Vittorio, ci prese e ci portò nella casa, e nella casa c'era Olga. Ci portò nella casa, e nella casa c'era Olga. Non so perché fosse così triste, ma so per certo che mi parve molto, molto strana. Se ne stava lì, inginocchiata, a fissare un vaso pieno di terra e non diceva nulla, nulla. Sarebbe parsa una statua di cera, non fosse stato per le dita della mano destra che giocherellavano con le foglie di un piccolo, giovane, giovanissimo ciliegio disteso lì, secco ormai, fino alle radici. Vittorio entrò nella stanza e ci posò sul tavolo proprio di fronte a lei, ma neanche allora lei disse nulla. Guardò Vittorio, guardò noi, guardò il vaso colmo di terra, poi guardò fuori e fece, non saprei cosa, ma finalmente ecco, disse qualcosa, ma lo disse con gli occhi. Quel giorno stesso ci piantarono qui, dove siamo adesso. Eddie ed io siamo stati i primi e li abbiamo visti arrivare uno dopo l'altro. Ed ogni volta è stata Olga a decidere dove piantarvi, dove piantarci tutti. Esattamente. Olga è strana. Olga è strana. Olga è strana. Olga è strana. Io non mi fido. Olga. Olga, lei sì,
sa apprezzarla. Ogni tanto viene qui e si stende ai miei piedi e fissa la mia chioma per lunghi, lunghissimi minuti. Alcuna viene qui, avvicino a me, e fa dei gran respiri o sospiri o ma chissà. Io l'ho vista andare laggiù e ginocchiarsi a fianco a Batti in solitario. Aveva quello sguardo tutto con quella brutta ruga sulla fronte. Oh, Batti, e chissà che paura ti sarei presa. Ma che sei per spavento, Batti? Batti! Batti! Batti è scomparso! È scomparso! Oh, è scomparso! È scomparso! Amici, colleghi, conterranei, non lasciamoci prendere dal panico. Noi siamo piante, alberi tutt'al più, arbusti. Non possiamo semplicemente sparire così, da un momento all'altro. Ci vuole una spiegazione logica. Appunto, la spiegazione logica è proprio ciò che temo. Io ho paura, 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 ho paura. Vi prego, la situazione è sì singolare, ma ragioniamo. Se davvero siamo in pericolo, allora dobbiamo difenderci. Il punto è come e da cosa dobbiamo difenderci. Noi siamo abituati a lottare contro il gelo, contro gli scherzi della primavera, contro il sole impietoso d'agosto. Ma come si combatte un nemico misterioso, invisibile, silenzioso? Silenzioso un corno. Mi scusi, caro Max, ma lo sapete? Sono settimane che s'avverte un frastuono fastidioso. S'arresta di notte, insiste di giorno, tace con la pioggia, riprende con il sole. Un rumore si sente soltanto. Olga e Vittorio, noi li abbiamo visti aggirarsi qui nel giardino e lavorare freneticamente alla casa. Ed è cosa ben più concreta d'un rumore che sode da lontano. Per capirne di più, bisognerebbe avvicinarsi alla casa. Spiare, indagare, scoprire il mistero che l'avvolge. E come si fa? Come si fa? Come si fa? Non sapete come si fa? Con tanta determinazione, coraggio e forza di volontà. So di fiamme con alberi che non solo si muovono, ma addirittura camminano. E allora, ragazzi, proviamoci. Comincio io. E ricordate, basta volerlo, basta volerlo. Oh, e allora, ragazzi, tutti per ciao. Forza, ciao, ciao, 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 ciao. Cha 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 c
quel che sono, fiabe appunto, semplicemente storielle. Ma io credevo ci fosse sempre un pound di verità. Si vede che quel fondo riguarda solo gli uomini e le donne e i bambini, ma mai le piante. Del resto, le fiabe le hanno scritte loro per esserne protagonisti. Quando mai si è sentito di un re cipresso o di una regina quercia? E quel che è peggio è che stiamo sempre di qualcuno. Il bosco di Biancaneve, o delle fate, o delle streghe, o del lupo, o del demanio. Del demanio, sì, l'ha detto Vittorio. E quando ci va bene, siamo cattivi, come la rosa con le spine. Eppure io ho sentito di un albero con le foglie tutte d'oro e di un altro che nascondeva un tesauro. Certo, ma chi ne traeva beneficio? Datemi retta, le fiabe non sono diverse dalla vita vera. In entrambi i casi decidono sempre tutto gli uomini. Ma per quanto ci riguarda, non c'è speranza. Di qui non ci si muove. Sbagliato! Qualcuno si è mosso! Anti! 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 Eddie non c'è più. Oh, buon premio della California! Oh, madre madre di tutte le antropie! Santo pino porcato, santa vita delle Alpi! Io ho paura, paura! Oh, beata madre terra, proteggi le nostre radici! Io ho paura, 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 paura! Io ho paura, 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 paura! Max, Max, cosa vedi? Vedo lei, china a far qualcosa. Vedo lui, ha le mani sporche di terra. Vedo ombre dietro le finestre illuminate. Vedo Olga prendere dell'acqua. Vedo Vittorio allontanarsi. Non lo vedo più, non lo vedo più. Il cerchio si stringe, siamo rimasti in pochi. E il rumore, questo rumore è sempre più forte. Vedo Olga e spettinata, vedo Vittorio con una pala e vedo più ombre dentro la casa. Le riconosco, Gippi, Eddie, Kika, Chuck, Tina, Hortensia, Buddy, io sono ancora qui, voi siete al sicuro adesso, io sono ancora qui. Fate presto, Olga, Vittorio, fate presto, non c'è più tempo. Presto, presto, fate presto, stanno avanzando, non c'è più tempo, noi siamo qui, adesso, noi siamo vivi, noi siamo salvi, ora sappiamo, li abbiamo visti. Ci sono uomini e martelli dietro il ruscello. E macchine, e lori, e pietre, e sabbie, e mattoni, e scheletri di ferro, e scheletri che diventano palazzi. Ma noi siamo dentro, siamo al sicuro, nella casa di ogni. La casa che non ha più il tetto, perché noi abbiamo bisogno del cielo, del cielo. Presto, presto, fate presto, non c'è più tempo, 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 non c'è più tempo. Io sono ancora qui, io sono ancora qui.
ancora qui. Macchine e uomini sono già al lavoro e presto ci sarà più cemento che terra. Oppure Max ce la farà, il giardino tornerà ad essere più verde che mai, ma la pagina è bianca, il finale lo scriviamo noi. Luminanda e viene da poco. Grazie a tutti e buon pranzo.